Buongiorno notizia. 9 minuti dopo le 9, torniamo in studio con il nostro ospite Melo Russo. Parliamo ancora di calcio, leggiamo dai giornali i titoli principali, quello che riguarda il Catania che gioca questa sera una città intera al Massimino per spingere i rossazzurri in B. Questo è il titolo che riguarda il posticipo di oggi, il via alle 20:45. A 5 turni dalla fine la squadra di Lucarelli deve battere i campani che in Puglia avevano aperto la crisi delle Melo. È una partita attesa da tutti e c'è la convinzione assoluta di batterli, perché il Catania si è posto un traguardo, quello di vincere le 5 partite per andare direttamente in B. Io penso che attraverso quello che abbiamo potuto vedere, attraverso i risultati sia del Lecce che del Trapani ieri, il Catania è la squadra in questo momento più in forma. Io fino a ieri dicevo che era il Trapani perché aveva fatto una rincorsa incredibile, ma poi visto il Trapani ieri non ha nulla a che vedere col Catania odierno. Cioè il Catania è da un paio di partite che sta giocando alla grande. La grande è, lo disse da questi studi, quando contro il Monopoli qualcuno diceva che il Monopoli era una squadretta, il Monopoli è né più né meno come tutte le altre squadre di questo campionato, escluso le tre che io definisco più importanti, cioè Lecce, Trapani e Catania. Però il Monopoli è venuto a giocare aperto a Catania, ha fatto una signora partita, perché anche individualmente erano dei giocatori bravini, e la difesa è un po' ballerina, sì, però ha giocato, ha tirato in porta tantissime volte, è stata la squadra che ha impegnato più di tutti Pisseri, e poi è finita 6-0 perché Catania ha fatto una bellissima partita. Si è ripetuta con molta intelligenza, ho detto, lo ripeto per la mia coerenza, che io ricordo quello che dico e quello che vedo. Ha fatto una gara intelligente, perché in quella partita c'era un vento terribile, c'era un vento che proprio la spostava in un modo clamoroso, e che il Catania il primo tempo ha subito un po' il possesso palla da parte del Catanzaro, e che ha aspettato, è finito 0-0, il secondo tempo come di logica ha attaccato, e poi non c'è stata più partita, 4 gol, potrebbero essere anche di più. Quindi è una gara intelligente, se l'è giocata bene. Non a caso sta succedendo, e questo sicuramente migliora un po' l'amalgama e il rapporto fra conoscenza tra i giocatori, e la squadra è stata riconfermata in toto. Ho letto e mi fa piacere che l'allenatore riconferma anche per stasera. Io ho un pizzico di malizia, voglio dire che l'allenatore sicuramente si sta migliorando in assoluto, ha capito un po'. Comincia a conoscere l'ambiente. Conosce meglio i giocatori sicuramente, certo. L'inserimento di alcuni elementi li sta migliorando la squadra, perché abbiamo Menè che sta facendo un po' la differenza, c'è Ollodi che è alla grande, lo stesso Biagianti sta facendo delle grandi partite. Io mi riferisco sempre ai giocatori che conosco di più, come Marchese, Lodi e Biagianti, che hanno fatto un po' la storia del Catania e che stanno andando benissimo. C'è l'euforia, c'è l'entusiasmo, c'è il pubblico, speriamo che non ci sia tocchiamo ferro la delusione che ieri ha portato sicuramente i trapanesi ad assistere alla gara della propria squadra, come è stato anche a Lecce, che c'è un macello, c'è anche la contestazione, ed oggi in questo momento è il Catania che è diciamo artefice del proprio destino. Sempre a proposito della gara di questa sera, leggendo dai giornali, fiducia nel 4-3-3 per aspettare e colpire con cinismo e velocità gli avversari. E poi, quanto dicevi tu, Lucarelli conferma i guerrieri vittoriosi a Catanzaro. C'è l'idea Russotto, probabile che entri durante la partita, il ritorno di Fornito dopo la lunga assenza per infortunio. Queste le novità pre-partita. È importante riconfermare. È chiaro che esistono anche le sostituzioni, esistono, ricordiamoci che fino a 3-4 partite fa il Catania è venuto fuori da un 5-0 a Monopoli e che ci ha mortificato tantissimo, e nel calcio
questi scivoloni possono anche esistere, ma non si devono ripetere. Oggi chi sbaglia è perduto, si parla calcisticamente parlando. E Trapani penso che ieri abbia perso una grande opportunità, come il Lecce l'ha anche perso, perché il Lecce in questo momento, se il Catania riesce a vincere le 5 partite, il Lecce arriva secondo terzo. Almeno, infatti. Continuiamo a parlare di calcio con Melo Russo, scenderemo di categoria tra pochi minuti, intanto linea alla regia per la musica. Buongiorno notizia. 9:27 ancora in studio con Melo Russo per parlare di calcio, siamo alla Serie D, i risultati della 30ª giornata: Ebolitana Messina 0-0, Igea Virtus Ercolanese 0-1, Isola Caporizzuto Troina 0-1, Nocerina Acireale 1-0, Paceco Gelbison 1-3, e poi ancora Palazzolo Gela 2-3, Palmese Vibonese 1-3, Portici Cittanovese 0-0, San Cataldese Rocella 1-1. Adesso un trittico in testa, Melo, e cioè Vibonese, Nocerina e Troina con 64 punti che si contendono la vittoria finale, quindi la promozione. Chi la spunterà alla fine? Io mi auguro il Troina, chiaramente. Naturalmente ci auguriamo tutti il Troina. La nostra Sicilia ha bisogno di squadre importanti, che siamo un po' carenti sotto questo punto di vista. Io mi riferisco anche al Palermo che stenta non in Serie è riuscito B. a vincere ieri e poteva portarsi al secondo posto, perché è coinciso con la sconfitta del Frosinone. Sì, è sempre però al secondo posto, però è riuscito a pareggiare in casa, esatto, con il Pescara, che non è la squadra diciamo imbattibile. Purtroppo è un campionato dove il secondo, la seconda parte di questi campionati, le squadre si trasformano, non so perché, tutte le squadre di bassa classifica riescono a fare risultati. Vedi ieri anche il Brescia è andato a vincere a Venezia addirittura, e ci sono risultati incredibili. È chiaro che chi gioca, io non ho mai giocato la schedina perché non so nemmeno come si imposta, però chi gioca potrebbe anche impazzire, perché questi non ci sono pronostici, escluso un po' la Juventus, che anche loro a volte toppano. Ieri stava succedendo a Napoli, mi sto allargando un po' nei campionati. Il Palermo ieri ha perso una buona opportunità sabato. Perché vincendo la partita che sembrava sulla carta facile, si portava al secondo posto in assoluto. Invece sì, il Frosinone ha perso e loro hanno preso un punto. A volte il punto è come una sconfitta e vedremo come finisce anche lì. Non vale tanto. Però in Serie D la situazione è ancora più incerta. In Serie D ci sono tre squadre sì, squadre che si sono ormai assestate lì tutti quanti allo stesso. Ieri hanno vinto tutte e tre squadre, sia, tra l'altro di misura 1-0 tutte sia, quante. No, il Troina credo abbia vinto 3-1. No, 1-0. Sì. Stranamente, ho letto allora qualcosa di sbagliato sul telefonino. Però ha vinto fuori casa. Sì, esatto. L'altra squadra che ha vinto fuori casa è la Nocerina. Ha vinto una partita. La Nocerina ha vinto in casa con la Cireale 1-0. Con la Cireale è una partita importante, perché la Cireale è una squadra che si sta facendo. Invece la Vibonese ha vinto 3-1 fuori casa. Allora confondevo con la Vibonese. La Vibonese che sembra la squadra più attrezzate, ricordiamoci che la Vibonese era la squadra che doveva fare la Serie C quest'anno, sì, e quindi ha attrezzato un organico di prima fascia, e lo sta dimostrando. Lì i pronostici sono l'augurio, possiamo fare. Sì, appunto, perché a questo punto Altroina che è una volata finale. Ma sempre c'è il rammarico, questo grandissimo campionato che sta facendo Peppe Pagana. Il Troina assieme alla società, sicuramente una società organizzatissima, però ricordiamo che aveva un vantaggio assurdo. Ecco, questo è quello che fa rimpiangere, sono i 13 punti che aveva, esatto, in un frangente durante la corsa in questo stesso campionato, e ora sei lì, è lì chi perde, lì anche lì è perduto, mancano 4 partite, quindi è un po' una gara a chi arriva prima. Non si possono fare passi falsi. Invece, Melo, in eccellenza occorre festeggiare il Città di Messina, che è riuscito a ottenere la promozione. È stata una squadra, credo che la seconda c'è, per ottenerla così avrà almeno 13-14 punti, no, un po' di meno, comunque sulla sì, seconda, che mancano un 7-8 punti di differenza. Ma mancano allora 3 partite o 2 partite? Siamo alla 28ª giornata, allora 30 partite, sì, già matematicamente in quarta serie. Ieri il pareggio nel derby col Camaro,
1-1 è la promozione. Bei derby l'anno prossimo, Messina, appunto, città di Messina, quindi appunto. Lì c'è stata sempre questa concorrenza, ci sono state tempestate, mi ricordo per loro altre società importanti. Messina è una zona di grosse tradizioni, il calcio l'hanno fatto, è peccato perché io ricordo anche il Messina in A. I giovani non si ricordano di questo, ma sono delle società importanti. Noi un po' più vecchi un campo importante, quello nuovo, che credo che sia stato addirittura chiuso, che queste squadre sono ritornate al Celeste, il vecchio campo che era bello anche quello. Lo storico Celeste, bei tempi. Tra poco, Melo, saluteremo parlando ancora della gara di questa sera che attende il Catania. Intanto, linea alla regia.